fraprasotto di guidagiovrazioni.it e vi do il benvenuto a questo seminario online o webinar che si voglia dire, dove parleremo del bando INAIL, del nuovo bando INAIL per il 2016. Il bando INAIL è una delle più interessanti agevolazioni che sono disponibili, ormai è consolidato, è disponibile tutti gli anni per le aziende, nel senso che è il bando che probabilmente si rivolge a una platea assolutamente ampia di aziende con un contributo assolutamente molto importante, perché parliamo del 65% a fondo perduto, e quindi diciamo è un argomento che è decisamente caldo. Quest'anno rispetto agli anni precedenti ci sono alcune novità interessanti in questo bando, che si concentrerà su alcuni aspetti in particolari, primo tra tutti un'attenzione particolare per quella che è la bonifica dell'amianto, e diciamo che sostanzialmente rispecchia la struttura degli anni precedenti con qualche modifica e qualche aggiornamento rispetto a punteggi ed applicazioni. Bene, come detto parleremo del bando INAIL. Mi ripresento, sono Franco Rasotto di guidagevolazioni.it e mi occupo sostanzialmente di agevolazioni per le imprese che decidono di svilupparsi e di innovare. E qui sotto, nella pagina qui sotto, trovate due bottoni, uno per scaricare il bando INAIL, accederete a una pagina dove ci sono tutte le normative regionali, evidentemente utilizzate quella di riferimento per la vostra regione. E trovate un altro bottone per richiedere il preparare gratuito, che poi vedremo alla fine di questo webinar a cosa serve e qual è l'obiettivo. E alla fine di questa pagina trovate anche un questionario, il famoso questionario di gradimento, dove vi chiedo, è un questionario assolutamente breve, dove vi chiedo alcune informazioni per capire sia come ritenete sia strutturato questo webinar, sia se avete preferenze per futuri webinar di approfondimenti nell'ambito delle agevolazioni e degli incentivi. E passiamo a vedere il programma che è abbastanza sostanzioso. Partiamo con il vedere quali sono i destinatari di questo bando. Passiamo poi ad analizzare quali sono le spese ammissibili e quindi anche quelle che non sono ammissibili. E vedremo alcuni esempi pratici di applicazione di questa agevolazione, rifacendoci un po' a quello che è successo negli anni precedenti ed applicando alcune particolarità di questo nuovo bando per il 2016. Vedremo quelle che sono le principali cause di esclusione, analizzeremo alcune criticità di questo bando, vedremo quali sono le tempistiche per la presentazione e l'ottenimento di questo bando, e vedremo poi anche tutta la coda normativa che c'è a valle dell'ottenimento, fino all'ottenimento vero e proprio delle risorse economiche, e poi analizzeremo i risultati che ci sono stati l'anno scorso. E occorre fare comunque una premessa rispetto a questo webinar. È chiaro che questo webinar cercherà di andare il più a fondo possibile, però per evidenti ragioni di ordine temporale dovrò limitarmi, vuol dire, a analizzare le cose principali, quindi l'invito è, nel momento in cui decidete di affrontare questo bando, di far riferimento alle documentazioni ufficiali, che sono sicuramente complete. Vediamo quelli che sono i destinatari. I destinatari sono una platea molto ampia, perché il bando prevede che possano partecipare tutte le imprese, anche individuali, ubicate nel territorio nazionale,
che siano iscritte alla, alla Camera di Commercio. Quindi capite bene che la platea è assolutamente molto ampia e comprende sia l'industria, anche grande, sia le piccole e medie imprese, sia gli artigiani, gli agricoltori, i commercianti e via dicendo. Quindi la platea di riferimento per questo bando è assolutamente molto ampia. Da un certo punto di vista è un bene perché è facile accedere, da un certo altro punto di vista è chiaro che sono molti a chiedere questo contributo e quindi diventa anche un po' più complicato ottenere le risorse. Vediamo quelli che devono essere i requisiti dei destinatari. Devono avere attività nel territorio della regione o della provincia dove l'unità, dell'unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto. Il bando è un bando che si basa su una ripartizione regionale, quindi ogni regione o provincia autonoma ha la propria normativa specifica ed occorre fare attenzione perché qualche leggera modifica tra una regione e l'altra può esserci. Per esempio l'Emilia Romagna, ho visto che premia con un punteggio maggiore le imprese edili. Però questo è un esempio, quindi vi invito a andare a realizzare il bando specifico per la vostra regione. E non devono essere in stato di liquidazione volontaria né sottoposte ad alcuna procedura concorsuale. Devono essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi e quindi essere in regola con il DURC, il documento unico di regolarità contributiva. Non devono aver chiesto né ricevuto altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda. Quindi per lo stesso progetto, quindi per lo stesso investimento, non possono essere chiesti più di un contributo pubblico, quindi questo è alternativo, o questo oppure utilizzate gli altri strumenti a disposizione. C'è una piccola postilla da fare su questo, su questa cosa, però la vedremo più avanti. Vediamo poi gli altri requisiti che devono avere i destinatari. Non devono aver ottenuto contributi dai bandi INAIL, ISI del 2012, del 2013, del 2014, né dal FIP del 2014. Attenzione perché anche qui sono queste le esclusioni, quindi 2012, 2013, 2014. Chi ha partecipato e ottenuto il bando INAIL 2011 o precedenti, bando INAIL ISI 2011 o precedenti, può concorrere nuovamente a questo bando. Quindi attenzione perché è una cosa molto importante. Occorre rispettare il de minimis. Anche qui attenzione perché il de minimis sostanzialmente è la normativa che prevede che le aziende non possono ottenere più di 200.000 euro di contributi pubblici in tre esercizi successivi, cifra che viene ridotta a 15.000 euro per l'agricoltura, e anche qui poi vedremo, faremo una postilla, e 30.000 euro per pesca e acquacoltura. Attenzione perché il mancato rispetto delle minimis non comporta la riduzione alla cifra per rientrare nella soglia, comporta l'esclusione, l'esclusione completa da questo bando, quindi occorre nel caso ci siano già stati dei contributi pubblici ottenuti dall'azienda, valutare bene qual è l'importo massimo ottenibile e chiedere quello e non superare quella soglia, perché appunto se no si corre il rischio che venga tolto tutto quanto, tutta quanta l'agevolazione. L'agevolazione che, come avete probabilmente letto sulla presentazione di questo webinar, consiste in un 65% a fondo perduto, cioè dei soldi che vi vengono dati e non dovete più restituire, con un contributo minimo che deve essere chiesto di 5.000 euro, quindi facendo rapporto col 65%, l'investimento minimo che deve essere fatto è di 8.000 euro e un contributo massimo ottenibile dall'INAIL di 130.000 euro. Anche qui, facendo rapporto, l'investimento che ottimizza diciamo, questo bando è l'investimento di 200.000 euro. Se si investe
fino a 200.000 se si investono 200.000 euro il contributo massimo sarà di 130, se si investono 300.000 euro il contributo resterà di 130.000 euro. C'è un'importante possibilità che è quella di avere un anticipo del 50% qualora il contributo richiesto sia superiore a 30.000 euro. Anche qui faremo una piccola conferenza.